Lombardia ha fatto le gare sono, vuol dire che sono dei meccanismi in cui si trovano il numero, diciamo, di vaccini o voglio dire, di beni di cui hai bisogno al prezzo inferiore. Questo è l'obiettivo di una gara, quindi noi ne abbiamo fatte. Quello che importa oggi è che noi abbiamo assegnato anche ieri una gara con ulteriori 500.000 vaccini, che ci dà la possibilità non solo di essere assolutamente capienti nei confronti di tutti, ma probabilmente finita ed esauriti i vaccini per tutte le fasce che ne hanno bisogno, metterli a disposizione, quello che abbiamo sempre fatto, col copagamento o nei confronti del diciamo del mercato, una volta che però abbiamo vaccinato tutte le nostre fasce deboli. Questo è quello che abbiamo fatto, e quindi siamo addirittura con 3 milioni di vaccini super capienti. Dovete spiegarmi tutti come mai avete portato il Veneto e l'Emilia come degli esempi fulgidi di come è stata gestita. Il Veneto ha 5 milioni di abitanti e ha acquistato 1.200.000 vaccini, l'Emilia ha 5 milioni di abitanti e ha acquistato 1.200.000 vaccini, Regione Lombardia ha 10 milioni di abitanti, ne ha acquistati 2 milioni e mezzo, e mettete in dubbio che questi siano sufficienti. Allora, o non sono sufficienti per nessuno, o sono sufficienti, come sarà, per tutti. Addirittura oggi siamo ancora più capienti, e quindi non c'è più nessun problema, prevedono una consegna dei vaccini entro fine novembre, partendo da fine ottobre, tra fine ottobre e fine novembre, quindi siamo ampiamente, ripeto, capienti per consentire anche probabilmente al copagamento e al mercato di avere parte di questi vaccini. In farmacia non saranno disponibili, noi li daremo ai medici di medicina generale o li faremo all'interno dei nostri centri vaccinali. Questo è quello che fa la regione non vende i vaccini, la regione fa i vaccini gratuiti e li farà a tutti gli over 60, li farà ai soggetti fragili, che sono i malati oncologici, nefropatici, diabetici, le donne gravide, i bambini tra i 6 mesi e fino al compimento dei 6 anni, e gli operatori sanitari. Questo è quello di cui ci facciamo carico, e il vaccino sarà gratuito per tutti questi. Da quando? Una data, esatto. La data l'abbiamo detto, che si partirà nella seconda metà di ottobre, stiamo definendo le date precise che vi saranno comunicate appena avremo definito il piano. Abbiamo già individuato i luoghi sono gli studi dei medici, abbiamo chiamato tutti i medici, abbiamo verificato coloro che hanno studi, che sono in grado di con le norme anti-Covid di fare le vaccinazioni in studio, o grazie al grande contributo di tutti i sindaci lombardi abbiamo individuato palazzetti dello sport, abbiamo individuato palestre, abbiamo individuato centri civici in cui verranno fatti dagli MMG o dal nostro personale le vaccinazioni. Quindi la macchina è pronta e si partirà addirittura prima dell'anno scorso. Quindi ci vuole, tranquillizziamo i cittadini, siamo nel tempo giusto, siamo nel momento giusto, e chi ha diritto avrà gratuitamente il vaccino. La Regione Lombardia si è mossa addirittura presto e arriva nel momento giusto ad avere le dosi giuste di vaccino. Il vaccino si fa tra fine ottobre e novembre, perché il vaccino deve coprire per tutto il periodo in cui vi è l'influenza. Il picco dell'influenza si ha a gennaio, a febbraio e un pochino a marzo. Quindi il vaccino non va fatto troppo presto, perché si rimane scoperti nel momento in cui vi è la necessità di essere coperti. Quindi si fa tra la fine di ottobre e i primi di novembre, per consentire nelle 2 settimane successive all'inoculazione agli anticorpi di svilupparsi.